Sulle orme l'esempio di Vittorio Merloni, il business italiano può, se vuole, continuare a fiorire a Lipetsk, a un'ora di aereo da Mosca, e con un parco industriale e una storica zona economica speciale che ormai ospita compagnie da ogni parte del mondo, Stati Uniti e Germania compresi, con investimenti per oltre 2 miliardi di dollari. La zona è uno dei cuori pulsanti dell'economia russa. A Lipetsk e dintorni si produce il 19% dell'acciaio russo, il 20% dello zucchero, il 34% delle lavatrici e il 29% dei frigoriferi del paese. Il tutto con solo 1.200.000 abitanti. Qui si trova NLMK Group, che rappresenta l'esempio di una società globale prima sul mercato russo dell'acciaio, ma con filiali in tutto il mondo, compresa l'Italia, in particolare Verona. Ma gli imprenditori italiani devono farsi avanti, come spiega l'ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria Ragaglini. È una regione molto dinamica che accoglie con grandissimo favore investimenti stranieri, anche perché ne ha già parecchi sul suo territorio. Dalle autostrade alle ferrovie all'aeroporto internazionale, la regione, secondo Ragaglini, offre le condizioni ideali a un'impresa che intende investire. Per di più vi è una fortissima propensione da parte dell'amministrazione di favorire le aziende italiane presenti. Offre importanti incentivi finanziari, fiscali per le imprese che investono in attività produttive. Tra l'altro l'Ipesca è legata all'Italia anche storicamente, perché abbiamo uno dei primissimi insediamenti italiani produttivi e l'Indesit di Merloni, e devo dire che è stato un grandissimo successo, tuttora viene ricordato come un esempio di collaborazione importante, positiva, un esempio di grande successo. E ancora la fabbrica, pur essendo stata acquisita da un gruppo straniero, continua a lavorare con una direzione italiana.